Gian Pietro, alle nostre spalle c'è l'autovelox di Via di Sotto e a tal proposito nelle ultime ore sono arrivate le prime sentenze di annullamento di multe prese dagli automobilisti. La prima è stata la Direzione Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture, cioè l'ente preposto al controllo di questi strumenti, che ha detto tornate indietro, perché l'autovelox in queste condizioni a 30 all'ora è troppo basso. Ora arrivano addirittura delle sentenze, la prima sentenza chiaramente da parte delle giudici di pace, alla quale vogliamo chiedere al Comune non faccia seguire un ricorso, perché vorrebbe dire davvero portare i cittadini in tribunale, costringerli a pagare ulteriormente gli avvocati, e vorrebbe dire davvero a questo punto fare una sorta di persecuzione nei confronti delle persone che evidentemente hanno già pagato tanto. Qui sono state fatte più di 20.000 sanzioni, è stato raccolto più di 1,5 milioni di euro, quindi crediamo che sia il momento in cui la Giunta Masci si assuma le proprie responsabilità, chieda scusa ai pescaresi per quello che, per l'errore clamoroso che ha fatto, e comunque questa è una storia che sicuramente i pescaresi non dimenticheranno. Questo strumento è stato noleggiato per 6 mesi, quindi anche le promesse di trarlo diversamente, sono state tutte promesse fatte per tenere buone le persone, ma le persone non hanno creduto a queste promesse e, come da previsione, scade il noleggio e non verrà rinnovato. Questa prima sentenza ci dà ragione e siamo contenti, dà ragione ai cittadini che con caparbietà hanno fatto ricorso. E insieme alla lettera ricevuta dal Ministero delle Infrastrutture conferma che questo dispositivo non è adeguato. Ora quello che chiediamo al Comune è innanzitutto di rinunciare al ricorso presso il Tribunale Civile, perché questa potrebbe essere un'altra ragione di disagio e di confusione per questa vicenda, viste le evidenti problematiche di questo dispositivo, e in questa funzione di nuovo richiediamo l'annullamento di tutte le multe sia per chi ha fatto ricorso che chi non l'ha fatto ancora. Ci dispiace per tutti i cittadini che in buona fede hanno pagato le multe e che purtroppo non vedranno riconosciuto nessun tipo di beneficio da questa sentenza.